Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo della liturgia odierna ci sono le beatitudini. È interessante notare che Gesù, pur essendo attorniato da una grande folla, le proclama rivolgendosi verso i suoi discepoli. Parla ai discepoli. Le beatitudini, infatti, definiscono l'identità del discepolo di Gesù. Esse possono suonare strane, quasi incomprensibili a chi non è discepolo, mentre se ci chiediamo come è un discepolo di Gesù, la risposta sono proprio le beatitudini. E così. Vediamo la prima, che è la base di tutte le altre. Beate voi, poveri, perché vostro è il regno del Dio. Beate voi, poveri. Due cose dice Gesù dei suoi, che sono beati e che sono poveri. Anzi, che sono beati perché poveri. In che senso? Nel senso che il discepolo di Gesù non trova la sua gioia nel denaro, nel potere e in altri beni materiali, ma nei doni che riceve ogni giorno da Dio, la vita, il creato, i fratelli e le sorelle e così via, sono doni della vita. Anche i beni che possiede è contento di condividerli, perché vive nella logica di Dio. E qual è la logica di Dio? La gratuità. Il discepolo ha imparato a vivere nella gratuità. Questa povertà è anche un atteggiamento verso il senso della vita, perché il discepolo di Gesù non pensa di possederlo di sé, di sapere tutto già, ma sa di dover imparare ogni giorno. E questa è una povertà, La coscienza che di dover imparare ogni giorno. Il discepolo di Gesù, perché ha questo atteggiamento, è una persona umile, una persona aperta, aliena dai pregiudizi e delle rigidità. C'era un bel esempio nel Vangelo di domenica scorsa. Simon Pietro, spesso pescatore, accoglie l'invito di Gesù a gettare le reti in un'ora insolita. E poi, pieno di stupore per la pesca prodigiosa, lascia la barca e tutti i suoi beni per seguire il Signore. Pietro si dimostra docile lasciando tutto e così diventa discepolo. Invece, chi è troppo attaccato alle proprie idee, alle proprie sicurezze, difficilmente segue davvero Gesù. Lo segue un po', soltanto nelle cose che io sono d'accordo e lui è d'accordo con me, ma poi altri non va. E questo non è un discepolo. E così cade nella tristezza. Diventa triste perché i conti non gli tornano, perché la realtà sfugge ai suoi schemi mentali e si trova insoddisfatto. Il discepolo invece sa mettersi in discussione, sa cercare Dio umilmente ogni giorno e questo gli permette di addentrarsi nella realtà cogliendosi la ricchezza e la complessità. Il discepolo, in altre parole, accetta il paradosso delle beatitudini. Esse dichiarano che è beato, ciò felice, chi è povero, chi manca di tante cose e lo riconosce. Umanamente siamo portati a pensare in un altro modo. È felice chi è ricco, chi è sazio di beni, chi riceve applausi ed è invidiato da molti, chi ha tutte le sicurezze. E questo è il pensiero mondano, non è il pensiero della beatitudine. Gesù, al contrario, dichiara fallimentare il successo mondano, in quanto si regge su un egoismo che gonfia e poi lascia il vuoto nel cuore. Davanti al paradosso delle beatitudini,
il discepolo si lascia mettere in crisi, consapevole che non è Dio a dover entrare nelle nostre logiche, ma noi nelle sue. E questo richiede un cammino a volte faticoso, ma sempre accompagnato dalla gioia. Perché il discepolo di Gesù è gioioso con la gioia che le viene di Gesù. Perché ricordiamoci, la prima parola che Gesù dice è beati, di qui il nome delle beatitudini. E questo è il sinonimo di essere discepolo di Gesù. Il Signore, liberandoci dalla schiavitù dell'egocentrismo, scardina le nostre chiusure, scioglie la nostra durezza e si dischiude e ci si dischiude la felicità vera, che spesso si trova dove noi non pensiamo. È Lui a guidare la nostra vita, non noi con i nostri preconcetti o con le nostre esigenze. Il discepolo, infine, è quello che si lascia guidare da Gesù, che apre il cuore a Gesù, lo ascolta e segue la strada. Possiamo allora chiederci, io, ognuno di noi, io ho la disponibilità del discepolo o mi comporto con la rigidità di chi si sente a posto, chi si sente per bene, chi si sente già arrivato? Mi lascio scardinare dentro dal paradosso delle beatitudini o rimango nel perimetro delle mie idee? E poi, con la logica delle beatitudini, al di là delle fatiche e delle difficoltà, sento la gioia di seguire Gesù? Questo è il tratto saliente del discepolo, la gioia del cuore. Non dimentichiamoci, la gioia del cuore. E questa è la pietra del paragone, per sapere se qualcuna persona, qualche persona è discepolo, ha la gioia nel cuore. Io ho la gioia nel cuore, questo è il punto. La Madonna, prima discepola del Signore, ci aiuti a vivere come discepoli aperti e gioiosi. Angelus Domini, un Ave Maria. Et concepit de Spirito Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, le notizie che giungono dall'Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio.
Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Particolare saluto i fedeli di Funchal e Stretto de Câmara de Lobos, nell'isola di Madeira, nel Portogallo, come pure quelli di Perugia e Catanzaro. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Anche a te.